La cosa sembra come l'ultima loro regata. Vogavano insieme da una vita, insomma, hanno fatto tante regate. Questa sembra proprio l'ultima regata fatta assieme, dove la cosa incredibile è che di solito quando si arriva al traguardo, il proviere taglia prima l'arrivo e subito un secondo dopo il pompiere arriva anche lui. E così è stato, nel giro di 2 giorni prima si è andato il proviere e poi il pompiere. Con questa metafora l'assessore comunale Costalonga ricorda Sergio Tagliapietra Ciaci e Beppi Fonger, figure storiche del mondo della voga che se ne sono andate a distanza di pochi giorni uno dall'altra, quasi davvero a voler fare l'ultimo viaggio insieme. Entrambi 87enni erano figure di riferimento per il mondo della voga alla Veneta. Questi due grandi campioni, oltre che a vogare, hanno dato tanto anche alla comunità, insegnando alle nuove generazioni. Sergio Tagliapietra Ciaci a Pellestrina, presso la Remiera, insegnando ai giovani, mentre Beppi Fonger ha insegnato alle donne di Venezia, del Lido, e hanno dato molta fama alla nostra città. Ci mancherete tanto, grandi campioni. Un doppio colpo per la città, soprattutto per chi li conosceva. Moltissimi messaggi di cordoglio giunti dal mondo politico locale, dello sport, dei veneziani. Come ricorda l'avvocato D'Elia che insieme a Beppi ha fondato il Club Nautico San Marco. Oltre ad essere esponenti del mondo della voga alla veneziana, nella loro gioventù sono stati anche pescatori della laguna e delle barene di Venezia. Quindi hanno abbinato la loro attività lavorativa di pescatori alla loro attività di regatanti. Hanno dato tanto alla città di Venezia. Hanno poi continuato, anche quando erano in pensione, a dare ed a insegnare la voga alla veneziana a tanti, tanti giovani. I funerali di Sergio Tagliapietra Ciaci si svolgeranno mercoledì alle 10:30 nella chiesa di Ognissanti a Pellestrina. Quelli di Beppi il giorno seguente nella stessa chiesa alla stessa ora.